Professor Zamani, che cos'è una società benefit e che differenza c'è tra una società benefit e una B Corp? Le B Corp, cioè Benefit Corporation, nascono negli Stati Uniti nel 2010. Questo va tenuto presente. Le società benefit nascono in Italia il 29 dicembre del 2015, 5 anni dopo. La sostanza è la medesima, cambiano le forme di attuazione e soprattutto l'intento che muove queste società. La società, la B Corp americana, Benefit Corporation, nasce come risposta a tutta una serie di problematiche di natura giudiziaria che si erano manifestate nei decenni precedenti, dovute al fatto che molti azionisti di società per azioni accusavano il management delle stesse di voler largheggiare con istituti quali quelli che noi chiameremmo il welfare aziendale, diminuendo in tal modo la quota parte di profitti. E il caso nacque all'inizio degli anni 20 con Ford stesso, eccetera. Allora, per mettere fine a queste litigations, come si dice in America, ecco che gli americani, da bravi pragmatici, tirano fuori questa norma che dice che se un'impresa vuole, se vuole, perché nessuno è obbligato, può decidere di adottare uno statuto nel quale, accanto all'obiettivo del profitto, che però non può più essere massimo, deve perseguire obiettivi di utilità sociale, negli ambiti che il management, o meglio ancora l'impresa, decide di coltivare. Nel caso italiano invece la società benefit, che riproduce lo spirito e anche in diversi punti la lettera delle benefit corporation americane, direi che rappresenta costituisce una novità che gli americani non hanno. E cioè, noi sappiamo che in Italia esistono da tempo le imprese cooperative e in tempi più ravvicinati le imprese sociali. L'impresa sociale nasce in Italia nel 2006 con una legge ad hoc così denominata. E allora, fino ad ora c'erano cooperative, imprese sociali e poi imprese di tipo capitalistico, come si chiama, ovvero imprese for profit. Allora, la creatività e la genialità italiana è stata quella di introdurre nel panorama, oltre che nell'ordinamento giuridico italiano, una figura nuova di impresa che sta un po' a metà strada, si fa per dire ovviamente, tra l'impresa sociale e l'impresa di tipo capitalistico. Ecco allora che cos'è la società benefit: una impresa che persegue nello svolgimento della propria attività un duplice scopo: il profitto per rimanere competitiva ed essere garantire la sostenibilità intertemporale, l'altro obiettivo che è un obiettivo perseguito di un obiettivo di utilità sociale. Quindi in questo senso direi che la società benefit italiana, pur derivando dalle B Corp americane, costituisce un ulteriore passo avanti, che vuol dire, per concludere, che quando gli italiani vogliono non sono secondi a nessuno. Il problema è che non vogliamo spesso, perché siamo caduti in una spirale che il grande Spinoza, filosofo olandese del 600, chiamava la spirale delle passioni tristi. Quando uno entra in quella spirale non esce fuori, perché pensa che non ci sia nulla da fare, che non si possa rimediare, ma ho motivo di ritenere che non ci vorrà molto prima che tutto questo possa appartenere al passato. Percorso che ha portato a un cambiamento della nostra azienda, dalla sua cultura di base, quindi percorso che ha voluto dire una consapevolezza dell'importanza dell'alimentazione e dello stile di vita nella nostra vita. Questo ha fatto sì che cambiassimo completamente il nostro assortimento, che coinvolgessimo i nostri dipendenti in un percorso culturale proprio in questa direzione, e al termine di questo nostro percorso ci siamo trovati a incontrare una figura giuridica nuova che era perfetta per quella che era la nostra storia, per quello che eravamo diventati, e quindi abbiamo deciso di portare in statuto, di modificarlo, la nostra mission, la nostra vision, tutta la strada che abbiamo fatto in questi anni. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, in che direzione va la vostra azienda? La nostra azienda va verso una sostenibilità a 360 gradi,
che parte dalla felicità dei nostri dipendenti e ovviamente passa attraverso il rispetto delle catene di approvvigionamento, dei contratti molto nuovi con i nostri fornitori, che sono sempre contratti di lungo periodo, nel quale viene preso in considerazione e viene messo in, viene garantito un loro reddito minimo, indipendentemente dall'andamento dei mercati internazionali. E fra queste cose che abbiamo fatto c'è anche ovviamente il rispetto per il pianeta, quindi noi entro il 2020 avremo il 100% dei nostri imballaggi completamente riciclabili e compostabili, entro il 2019 saremo già al 98,5%, quindi un impegno che quindi è iniziato con questo 3 anni fa e che sta arrivando a conclusione, perché voglio dire, oltre che verificare gli imballaggi, anche cambiare i macchinari, adeguarli ai nuovi materiali, dare istruzioni operative con produzione, eccetera, quindi è stato un lavoro abbastanza complesso perché la nostra azienda è abbastanza, di dimensioni abbastanza grandi, con 400 operatori, quindi stiamo lavorando per cambiare la cultura complessiva un po' di tutti, ma ovviamente rispetto all'ambiente è una delle cose più importanti. La cultura sta cambiando, la cultura della gente, degli imprenditori sta cambiando nel tempo e il far bene al paese, far bene alla cultura, far bene alla società è uno degli input primari che tutte le aziende in ogni caso devono avere. Le società benefit sono appena nate ed è un ottimo momento per promuoverle e per promuoverle. La Romagna come sta su questo tema? Cioè, come si muove? La Romagna culturalmente è molto presente, il Festival dell'Industria è sicuramente un esempio in cui facciamo conoscere e facciamo a tutta la popolazione, sia le nostre aziende, ma sia promuoviamo cultura all'interno della Romagna. Okay. Fin dall'antichità, no, c'era questa volontà delle civiltà e dell'umanità di trasmettere. Trasmettere come opera, diciamo, di lascito di eredità ai posteri, a quelli che vengono dopo. Per cui comunicare ciò che facciamo di buono per il pianeta, per la società, per gli altri esseri umani, ma in generale per tutto il creato, non è, come dire, un atto soltanto volontario, secondo me è dovuto, perché lascia qualcosa agli altri, dà la possibilità agli altri di avere delle idee su come gestire meglio un territorio, di come gestire meglio un'impresa, come gestire meglio una comunità, e il fatto che dia delle idee crea anche un senso, no, di modellamento, di emulazione, tale per cui la società si accorpa e persegue insieme, diciamo, la gestione dei territori e la pianificazione delle aziende. Cosa possono fare le imprese per migliorare la situazione, che sia sociale, che sia ambientale? Quali misure possono mettere in atto? Ma guardate, su questo mi sento particolarmente convinta, no? Nel senso che per tutta la mia vita da manager ho studiato la risposta a questa domanda, perché era la stessa domanda che mi facevo io nel gestire l'impresa quando ero un manager junior e mi chiedevo come fosse meglio gestire la comunità operante, ovvero l'impresa, l'azienda che opera all'interno dei territori, all'interno dei contesti. La mia risposta, quella che mi sono data come manager, è che le imprese debbano rendicontare e fare delle valutazioni di impatto rispetto non solo ai capitali economici finanziari, ma rispetto anche a tutti gli altri capitali degni di nota, organizzativo, umano, ambientale, perché relazionale perfino, perché questo dà la possibilità di pianificare meglio le attività in merito agli altri capitali, non solo quelli economici finanziari, e dà una visione d'insieme su quella che è la gestione intangibile dell'impresa.